Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da Zero a 42. Che la corsa sia sinonimo di vita, di libertà, lo ripetiamo un po' tutti, lo dico anch'io abbastanza spesso, ma forse in questa occasione c'è qualcosa in più, è un segno anche di rivalsa, di rivincita, di rinascita. Ma perché dico questa cosa un po' così? Ce la spiegherà meglio ovviamente il nostro ospite odierno e quindi senza ulteriori indugi, non perdiamo ulteriore tempo. Diamo il benvenuto su Da Zero a 42 ad Alberto Ferretto. Ciao Lorenzo. Ciao Alberto, grazie mille di essere qui. Siamo riusciti a incastrare nella settimana prenatalizia questa chiacchierata. È una settimana tosta questa, eh. Davvero, fai finito le riunioni pure tardi, quindi vabbè, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora, Grazie mille per questa opportunità, insomma, dai, ma di per che? Piacere è mio di avere anche un signor atleta oltretutto qua. Ma prima di tutto, presentati, dici chi sei, cosa combini nella vita al di là della corsa e poi insomma di quello ne parliamo tutto il resto. Allora, io mi chiamo Alberto, ho 34 anni, vivo in provincia di Vicenza, amo correre, quindi forse si è capito visto che siamo in questo podcast. Amo anche le arti visive, sono stato per 7-8 anni un fotografo e un regista di spot commerciali. Ho anche girato due documentari, insomma, ho fotografato, ho girato il mondo grazie a quel magnifico lavoro. Poi ho seguito il marketing in un'azienda e adesso mi occupo del marketing territoriale del brand Oca, brand insomma che presumo molti dei tuoi ascoltatori insomma conosceranno bene. Penso proprio di sì. Esatto. Niente, sostanzialmente dopo 5 anni sono insomma, uscito qualche settimana fa con Vulnerabile. Vulnerabile, a me piace definirlo un progetto perché in realtà fisicamente è diventato un libro, ma per me rimane un progetto perché è iniziato come, diciamo, diario personale dopo un fatto di cronaca che mi ha visto protagonista il 1 novembre del 2018. Sostanzialmente in quella notte, la notte di Halloween, io ho subito un'aggressione da parte di un gruppo di persone. Diciamo che, ecco, non mi sembra il luogo adesso per iniziare a proprio parlare di questo, perché comunque è stata molto articolata proprio come vicenda e anche come percorso. Lo scrivo molto bene, molto dettagliatamente, insomma, nel libro, un percorso, un viaggio, che racconta 13 storie. Ok. 13 storie, compresa la mia, di persone che sostanzialmente hanno subito nella vita dei traumi, di vario genere, quindi non c'è solo l'aggressione, ma ci sono malattie piuttosto che incidenti. Persone travolte e che anche grazie alla corsa hanno saputo rinascere. Diciamo che dopo quell'aggressione, ecco, questo non lo so ancora perché sinceramente l'ho fatto, ma dopo quell'aggressione sono andato da un mio amico fotografo e mi sono fatto fare questa fotografia, questo ritratto che ho pubblicato sui social, su Facebook, e sostanzialmente questa foto è rimbalzata ovunque. Finalmente i social, diciamo, hanno fatto quello per cui sono nati. E questa foto è rimbalzata ovunque, sono finito sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere, sono finito su Studio Aperto, sono finito un po' ovunque. Alcune trasmissioni TV le ho, diciamo, dire rifiutate è brutto, comunque non ci ho partecipato per vari motivi, poi legati a, insomma, vabbè, altri motivi. E sostanzialmente questa foto mi ha portato a un fitto scambio di messaggi con persone da tutta Italia. Questo scambio di messaggi mi ha fatto intendere che ci sono un sacco di persone che hanno subito dei traumi di vario genere e sono rinchiuse in loro stesse. E allora io che dopo che il medico mi disse insomma che l'edema che avevo in testa mi era passato, ero guarito, eccetera, e avevo già in mente
una gara molto nota che conosci, insomma, che si disputa a giugno a Cortina, una gara di ultra trail, penso che insomma sia. Diciamo che la conosciamo un po' tutti quella. Conosciamo un po' tutti, e ero già là con la testa, poi sono riuscito anche a farla, e 7 mesi dopo, con un apparecchio, perché avevo ho perso molti denti, e mi sono chiesto perché io avevo avuto questa prontezza, insomma, nel ributtarmi a vivere al 110% rispetto a tutte queste persone che, insomma, mi avevano contattato, mi avevano scritto senza peli sulla lingua, che erano in un momento buio, che non riuscivano a tirarsi fuori da quella situazione, eccetera, eccetera. E allora lì io ho dato il peso allo sport, ho dato molto valore a quello che è lo sport, che è stata il mio percorso, però non ero abbastanza contento, e allora ho deciso di iniziare questo progetto, questo diario personale. Ho incontrato Francesco Lorenzi, il primo dei vulnerabili, diciamo. L'ho incontrato il 29 gennaio 2019, quindi sono passati comunque 5 anni quasi, e niente, sostanzialmente lì ho iniziato a scoprire che c'erano delle persone che avevano subito dei traumi, alcuni molto impattanti, alcuni, diciamo tutti molto molto impattanti, perché poi non c'è distinzione tra trauma. Sono tutti, diciamo, importanti, e ognuno ha la propria storia da raccontare e la propria storia su cui rinascere, diciamo. E ho iniziato questo percorso, ho iniziato a contattare persone grazie un po' a quello che faccio nella vita, grazie alla community, diciamo, chiamiamola così, del mondo del trail running, che è molto condivisa e molto unita, secondo me, da un certo punto di vista, almeno a me ha dato questa impressione. E quindi sono arrivato a contattare persone da tutta Italia. Vulnerabile è diventato, dopo 5 anni, questo. È un libro di 216 pagine, è articolato in capitoli, ci sono delle foto all'interno, c'è molto testo. Sostanzialmente la prima parte parla di me e del perché arriva vulnerabile, perché insomma questa voglia di fare questo progetto. Parla di tutte le difficoltà anche nel realizzarlo, nel senso che fino a veramente qualche mese fa non c'era niente di certo, e poi ho preso coraggio anche perché sono stato aiutato da Sabrina, possiamo dire, insomma, di Meccanica Gasparotto, che è un'azienda che è qui dalle mie parti, sostanzialmente, che ha finanziato la stampa, la prima stampa. E dico prima stampa perché adesso, fortunatamente, infatti di questo ringrazio tutti, su 500, su 600 copie, sostanzialmente ne sono rimaste veramente poche, e avendo già molti appuntamenti, a 4-5 appuntamenti tra gennaio e febbraio, dovrò andare a fare dovrò, insomma, in maniera propositiva e anche, insomma, vuole, a fare, insomma, questa ristampa. E quindi la prima parte parla di me, parla delle problematiche di fare questo progetto. La seconda parte, diciamo, unisce le 12 storie, e poi c'è una fase conclusiva che trae un po' delle risposte a tutte le domande che mi ero posto. È un libro che nasce per ispirare, non nasce assolutamente per insegnare niente a nessuno, perché sono convinto che ci sia molta gente, insomma, che abbia molto da dire in giro, e soprattutto sto capendo adesso, con queste prime 400-500 copie che ho distribuito, che questo ispirare sta funzionando in generale. E niente, potrei Ti faccio parlare. No, ti faccio qualche domanda io sul libro, poi dopo nella seconda parte, col tempo che ci resta, parliamo anche di te come atleta. Ti volevo chiedere intanto come hai selezionato queste persone, cioè come le trovate e perché hai scelto queste persone da inserire nel libro. Allora, diciamo che avrebbero dovuto avere queste due caratteristiche, il trauma e la corsa. Cioè, queste erano un po' le macro caratteristiche, perché chiaramente il trauma, cioè, perché erano le mie stesse caratteristiche. Quindi non ho fatto una selezione
uomo-donna, piuttosto che, diciamo che scrivo che è un progetto mai concluso, perché sfortunatamente questo progetto avrebbe potuto abbracciare altre, non dico 1.000 persone, però forse anche sì. E quindi purtroppo mai concluso. A un certo punto ho dovuto chiudere, perché chiaramente non avrei mai concluso, insomma, di narrare, insomma, storie. E diciamo che ho anche lasciato un po' spazio al destino, perché alcune le ho cercate online, con delle semplici ricerche su internet. Altre invece mi sono state consigliate, perché poi diciamo che è stata un po' una costruzione nel tempo, no? E diciamo che chi arriva, non è che ho fatto una selezione, è stato abbastanza naturale. Non è che ho fatto, non lo so, non ho messo un Google Form sul sito con richiesta di... È un tema molto, molto delicato. È un tema molto, molto delicato. Alcune persone non mi sono sentito di contattarle, perché avendo sentito delle conoscenti, dei conoscenti, sì, mi è stato riferito sostanzialmente che erano ancora nella fase acuta, nella fase, insomma, di trauma. E quindi già ogni storia è stata un colpo al cuore, perché, cioè, io viaggiavo per l'Italia, andavo a scavare in quello che era il passato che in molti casi era stato, non dico cancellato, però comunque un passato abbastanza, insomma, un po' insabbiato, no? Un po' giustamente messo anche da parte. E io andavo a scavare, capito? Andavo a scavare, quindi ho anche assistito a famiglie intere, come la famiglia di Valentina, che si è commossa, nel senso, eravamo a cena, perché poi, ecco, una cosa che ci tengo, ci terrò sempre a fare, e ringraziare queste 12 persone che mi hanno ospitato a casa, mi hanno ospitato nella loro famiglia, mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato un letto, cioè, è stato molto tenero e molto, insomma, conviviale come percorso. Con alcuni ho fatto delle corse assieme, con alcuni sono andato anche a arrampicare assieme. Insomma, è stato molto piacevole da un lato, però anche molto forte, insomma, dal punto di vista emotivo. Sì. E come l'hai ricreata l'esperienza fisica ed emotiva nelle parole, nella narrazione? È una narrazione che io ho voluto, e mi è stato detto che in realtà è stato abbastanza centrato come obiettivo, molto diretta. Cioè, è una narrazione in prima persona. Io ho fatto le interviste e le foto, poi ho riscritto tutte queste interviste e prendevo appunti, non ho usato un registratore, quindi sì, diciamo che è molto molto diretto come libro. Anche le fotografie sono crude, non c'è sangue, chiaramente, l'obiettivo non è quello di, come dire, fare pena o di, come dire, camminare con le scarpe degli altri, cioè con i problemi degli altri, è ispirare questa rinascita. Però queste persone hanno delle cicatrici, sono alcune interne e sono alcune esterne, e quindi mi è sembrato anche il caso di far spogliare queste persone, sia dal punto di vista proprio della voce, insomma, della narrativa, sia dal punto di vista proprio della fotografia. E il percorso, visto che sono passati tanti anni, perché tu dopo il tuo trauma hai reagito, diciamo così, immediatamente, mentre magari non è detto che fosse stato così per anche le tue persone selezionate, diciamo così, nel libro. Il percorso di scrittura e di stesura, quindi immagino sia stato parecchio lungo. Infatti anche te mi hai detto, ci hai messo un sacco di anni tra l'evento 1 e la pubblicazione. Sì, allora, beh, se apro chiudo parentesi sulla mia situazione, non è stata così semplice e banale, nel No, senso, io carità. sì, avevo, come dire, l'obiettivo di rinascere subito, l'obiettivo di fare queste gare a cui sono molto affezionato, di cui magari parleremo, però è stato sono stati 2 anni di operazioni.
ai denti, sono stati 7-8 mesi prima di quella gara, soprattutto dove l'osteopata mi raddrizzava ogni 20 giorni e non riuscivo a trovare equilibrio, avevo male ovunque, perché poi i denti portano scompensi alla schiena, alle anche, alle ginocchia, alle caviglie, insomma è stato tutto molto molto complesso, e anche dal punto di vista psicologico non è stato assolutamente semplice, perché per un periodo io non mi sono rinchiuso in casa, perché non l'ho fatto, però comunque quando giravo, soprattutto per lavoro nelle grandi città, eccetera, dove vedevo queste cerchie di persone, eccetera, anche durante magari la sera e così, è stato un periodo, insomma, tosto. Ci credo. E diciamo che queste persone, alcune, anzi tutte, non dimenticheranno mai il loro trauma. Alcune purtroppo portano il loro trauma con dei segni molto molto evidenti sul corpo, e alcuni li portano sicuramente dal punto di vista mentale. Sì, diciamo che, come dicevo prima, c'è un metter da parte, e forse non c'è proprio un dimenticarsene, non c'è mai forse un dimenticarsi, sono dei traumi che ti resteranno per sempre. C'è però un discorso di accantonamento che la mente riesce a fare, riesce un po' a sviare, riesce a rinascere, riesce a... È autodifesa, penso, esatto, anche. Sì, esatto. Che impatto ha avuto la corsa sulla tua, parliamo di te un attimo, sulla tua rinascita, diciamo così, sulla tua salute mentale e fisica? Allora, sulla mia è stata, diciamo che, ne parlo anche nel libro, perché è stata una delle ricerche che ho fatto a livello proprio, da un certo punto di vista, anche scientifico. È stata inconscia, nel senso che quando mi è successo il trauma avevo già forse costruito la mente per superare certe cose, perché comunque avevo già fatto un percorso mio personale, dal punto di vista poi più che delle gare, anche proprio degli allenamenti, insomma, di questo stile di vita che è la corsa, e quindi mi sono trovato, tra virgolette, già un po' facilitato da un certo punto di vista, secondo insomma quello che ho potuto constatare. Ci sono delle persone come appunto Lorenzi che hanno scoperto a San Patrignano durante quei 4 anni che ha passato in comunità, la corsa, la maratona nello specifico, e lì ha scoperto che la corsa, nel suo caso, insomma, sarebbe stata una valida compagna, insomma, di viaggio. E io ripeto, con questo termine che chiamo neuroplasticità, sostanzialmente, di cui ne parlo nel libro, forse qualche mattoncino e qualche neurone qualche mattoncino più che altro, l'avevo un po' forgiato, ecco. E poi gli obiettivi che mi hanno sempre fatto sognare, Lavaredo, UTMB, sono per me degli obiettivi che erano inimmaginabili, sono diventati concretezza, sono diventati ripetitività, sono diventati gioie incredibili, e quindi provare a cercare di rivivere certi momenti, certe cose. Sì. Eri già seguito da un coach, o in quel momento lì eri fatto da solo da questo punto di vista? Ero già seguito dal solito coach Davide, che mi segue da molti anni, insomma. Ok. No, ma che adesso non, diciamo, io sono allenato da meno tempo, però, e ovviamente non ho subito una cosa del genere, ma può essere anche che comunque un aiuto esterno di ancor più motivazione, me lo presumo. Sì, allora, Davide, beh, possiamo dirlo, insomma, Davide Grazielli di Do Coaching, sostanzialmente ha fatto un passaggio, almeno dal mio punto di vista, da coach a amico, nel senso che mi è stato vicino, per quanto possa essere vicino dal punto di vista proprio anche, diciamo, digitale, perché poi comunque abitiamo molto distanti, però è stato un percorso molto molto piacevole dal punto di vista proprio di questa amicizia che si è formata anche in questo momento, diciamo, di bisogno, ecco.
E poi abbiamo fatto sia il pre, perché 2018 comunque avevo fatto UTMB, avevo già fatto Lavaredo, avevo già fatto una gara in Kenya a tappe di 250 km proprio quell'anno, quindi insomma avevamo già fatto parecchio quell'anno e poi abbiamo continuato insieme chiaramente. Sì, sì. Okay. E continuiamo ancora. Direi che con buoni risultati, dopo ne parliamo. Rimanendo sul libro intanto, qual è stata una o una delle più insomma, reazioni interessanti che hai ricevuto da chi lo sta leggendo, chi l'ha letto attualmente? Allora, certe persone mi hanno sorpreso, nel senso che l'hanno ordinato sul mio sito, l'hanno ricevuto e l'hanno letto in una sera. Ci sono persone che l'hanno acquistato durante gli eventi e il giorno dopo l'avevano già finito. Quindi la cosa che mi piace, sia dal punto di vista, la cosa che cercavo anche quando facevo video, era la fluidità. Quindi il non risultare pesante, il non risultare, come dire, cioè la fluidità proprio della scorrevolezza, insomma, delle parole in questo caso. E questa cosa è piacevole perché io, nel senso, non ho esperienze, non arrivo da altre esperienze legate a altri progetti editoriali. La narrativa l'ho scoperta e affinata con il video, però sono due modi di comunicare completamente diversi. E, un'altra cosa che apprezzano tutti e che adesso, insomma, avrei detto, il libro va, tutti i proventi del libro vanno devoluti alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Vicenza. All'interno del libro ci sono, come dicevo, queste 12-13 persone, ci sono indicativamente 16-17 traumi, perché ci sono persone che hanno avuto più di un trauma e quindi sostanzialmente avrei potuto, diciamo, come dire, fare un torto forse a qualcuno, nel senso affidandomi o donando ad un'associazione, piuttosto che un'altra. Ho scelto la Croce Rossa perché, secondo il mio punto di vista, fa un po' da cappello, tutti la conosciamo, molti di noi non sanno che se chiamano, il 118 arriva un'ambulanza che è Croce Rossa, in alcuni casi, in molti casi, e quindi dall'ambulanza stessa a tutti i settori su cui opera e su cui ci sono bambini, anziani, uomini, donne, vulnerabili, mi sembrava insomma diciamo, il contenitore, chiamiamolo così, più giusto e più democratico, ecco, Sì, è diciamo. più trasversale, mettiamola così. Sì. Questa cosa viene molto apprezzata, oltre all'ispirazione, insomma, che può dare il libro, anche questa cosa di donare, insomma, è apprezzata. Cavolo, direi proprio di sì. Com'è scrivere di temi così difficili senza risultare, immagino, banali, retorici, scontati? Ma allora, dal mio punto di vista, essere il più naturale possibile. Cioè, ho imparato un po' dirlo forse a vivere così io personalmente, nel senso che ho imparato nel tempo e dovrò ancora sicuramente imparare tanto, però sostanzialmente finora sto comprendendo che non devo avere attriti in qualsiasi cosa che faccio, il che non vuol dire non avere problemi, perché ci sono sempre, ma non avere attriti vuol dire che se qualcosa non deve andare, non è il momento giusto. E questa cosa della scrittura è venuta nella stessa maniera, sostanzialmente io ho scritto e ho scritto il più fluido possibile, narrando quello che effettivamente è successo, quello che mi passava per la testa, perché l'ultimo capitolo è un capitolo live, cioè l'ho scritto a marzo e pensando alle gare dell'estate, avendo tre infortuni in corso perché avevo un mignolo che era squartato perché mi va bene, avevo un tendine d'Achille che urlava letteralmente, avevo un'anca che mi faceva male ed era marzo-aprile e lì ho scritto l'ultimo capitolo. Quindi è stato tutto molto, molto umano, tra virgolette, molto passionale, umano, molto, molto fluido, naturale. Ecco, e niente, diretto. Sì, perfetto, direi. Che gioie ti sta dando invece dopo la pubblicazione? C'è qualcosa in particolare che dici, oh, bene che l'ho pubblicato, cavolo. Allora, sicuramente
Lo scrivo anche nel libro ed è un po' l'obiettivo di questo progetto, perché chiaramente quando pubblichi, io quando pubblicavo il video, ma anche in questo caso, quando ho pubblicato questo libro, mi sono sempre chiesto il perché, perché lo stai facendo. E lo scrivo chiaro e tondo, dico, se anche solo una persona, dopo aver letto Vulnerabile, si alzerà dal divano, o si alzerà, si toglierà, diciamo, da questa zona grigia che ha, per me il progetto è compiuto. E quindi rimane quella, rimane, come dire, rimane la voglia di ispirare le persone, se anche una manciata di persone. L'ho detto anche alla serata, fortunatamente, anzi ringrazio sempre tutti, c'erano più di 120 persone alla serata che ho fatto di presentazione a Vicenza. E ho detto, se ognuno di noi puntasse ad una manciata di persone, pensate quante persone potremmo rialzare tutti assieme, no? A 120 banalmente per 5, fate due conti e sono tante, no? Le persone che potremmo andare a togliere da quella zona grigia e magari tutti assieme spronando quei momenti bui che purtroppo è una ruota che gira, capiteranno a tutti sempre, insomma, potremmo vivere un po' più felici, un po' più forti, tutti un po' più consapevoli, ecco. Assolutamente. Ti faccio una domanda dei patrons che per la cronaca sono quei pazzi che mi danno dei soldi per fare cose come quella di stasera. E c'è Fabio nello specifico che ti chiede: perché secondo te la corsa ultra trail, soprattutto, che è di per sé un'attività comunque stressante e faticosa, permette di riscattarsi da eventi così traumatici? Allora, diciamo che tornerei sul discorso degli attriti, nel senso mi hanno chiesto se far fatica è l'unico modo per fare questa. Allora io sono contro la fatica, cioè questa cosa suona male, lo so, però nel lavoro, nella relazione e anche nello sport, cioè la fatica è bella quando ci sei dentro e spingi oltre perché senti che è qualcosa che ti viene da dentro. La fatica non deve essere attrito, la fatica non deve essere esco a correre perché devo farlo. Allora devi trovare qualcos'altro. Infatti, lo scrivo nel libro, c'è un capitolo che si intitola Basta correre ed è abbastanza, come dire, provocatorio, nel senso che ognuno di noi deve trovare qualcosa che lo sproni, qualcosa che lo appassioni al 101%, come per me è stata la corsa, ma come in realtà per me c'è la corsa che occupa il 90% delle mie passioni. Poi c'è lo sci alpinismo, c'è la bici da corsa, e poi c'è anche tante altre cose in realtà all'esterno, perché poi non vivo solo di questo. Quindi diciamo che la fatica va fatta se è consapevole ed è finalizzata a una cosa piacevole. Deve essere un piacere far fatica, non può essere. Io l'ho vissuta in prima persona quest'estate, non mi è andato bene UTMB, non mi è andata bene un'altra gara di ultra a cui mi ero iscritto quasi per così, nel senso per sopperire, avrei dovuto forse farmi un gran bel giro lungo in montagna invece di mettere un pettorale. E su una gara di 100 km, io al 25esimo, nonostante fossi lì davanti a sgomitare con le persone con i primi 5, ho perso proprio la voglia di stare dov'ero. E io mi sono guardato intorno, ero in uno dei posti più belli, ero nella zona dell'Adamello e mi sono detto: no, Alberto, c'è qualcosa che non va, nel senso che io dovrei amare cioè stare qui, soprattutto tu che ami la corsa in montagna perché ami la montagna a 360 gradi. E quindi mi sono un po' eclissato dal punto di vista proprio della corsa in montagna. Mi sono messo a correre su strada per il piacere di farlo, per il piacere di uscire in zona artigianale, qui in zona industriale, e spingere senza un motivo. E ho rivisto un po' gli allenamenti, ho rivisto un po' la cadenza, eccetera, eccetera, e di base l'altro giorno ho corso una mezza, ho fatto il mio personale, sono contento, il periodo è anche molto, molto intenso per vari motivi, e voglio dire, nel senso, ho
ho riacquisito proprio la voglia di fare. Però è una voglia che viene dal naturale. Deve essere, secondo me, ecco, spero di aver insomma risposto. Ma sì, sì, assolutamente. Prima di passare allora a te, che comunque qualcosa nel frattempo è uscito fuori in quanto atleta, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu sul libro che non è uscito fuori, dove si può trovare, o qualcosa, qualche messaggio che non è saltato fuori, vai. Allora, il libro adesso, purtroppo o per fortuna, ho dovuto chiudere la parte online, quindi dipende di spedizione da me a chi lo acquista, e farò una ristampa. Sarò presente a gennaio, febbraio in vari punti, però sul mio sito www.albertoferretto.com leggerete insomma la lista degli eventi, e metterò online a gennaio, metà gennaio, il 20 gennaio, la nuova ristampa. E adesso però non so da dove ascoltate, presumo un po' da tutta Italia, e sostanzialmente si trova in due librerie qui nell'Alto Vicentino, a Vicenza e a Trento, e comunque nel sito è scritto tutto. E se frequentate il sito o se mi scrivete una mail, poi vi tengo aggiornati insomma e niente. Perfetto, perfetto. Io comunque nelle note dell'episodio lascio il link al tuo sito e eventualmente anche tutti i tuoi profili social e quant'altro, così la gente clicca e può seguirti più facilmente. Poi questa puntata esce poco prima di Natale, ma qualcuno sicuramente se l'ascolterà anche a gennaio e febbraio, quindi magari nel frattempo il libro sarà tornato disponibile anche online, si presume. Sì, sì, sì. Veniamo a te allora in quanto atleta. Intanto volevo chiederti tu come hai iniziato a correre, come ti sei avvicinato a questo sport? Allora, io non me ne vogliano i corridori, i puristi, ma sono un calciatore. Cioè, io ho fatto la mia carriera, la mia infanzia e la mia adolescenza come calciatore, e di cui tra l'altro devo essere sincero ho dei ricordi magnifici, perché il gruppo del calcio per me è stato molto molto significativo e formativo. E nel 2012, per scherzo, con un amico abbiamo approcciato una gara di corsi in montagna che adesso ahimè non fanno più, si chiama Super Pippo, ed è una gara che fanno a Posina nell'Alto Vicentino. È una gara che negli anni aveva saputo, in un altro tracciato, perché poi quello lì era il secondo tracciato, comunque portare veramente dei campioni della corsa diciamo in montagna. E quindi 10 km, 1500 metri di dislivello. Io sono partito con questa cosa qua, sono arrivato, ne parlo nel libro, e anzi non vi spoilerò altro, ma è stata molto molto traumatica come prima esperienza. Però io mi sono innamorato della corsa in quel contesto. Poi da lì in realtà ho sperimentato tanto dal punto di vista proprio diciamo della montagna. Ho arrampicato per 2 anni, ho iniziato lo sci-alpinismo, ho fatto mountain bike, e però avevo diciamo la corsa come primo sport. Ho gradualmente, perché all'epoca c'era, sembra di parlare di 100 anni fa, ma in realtà per fortuna o purtroppo insomma la corsa era più non più lenta, anzi era più veloce, ma era più corta. Quindi una volta 10 anni fa c'era di 20 chilometri, 10, 15, 12, 16, 8 addirittura. E adesso se il sabato su Strava non metti che hai fatto 30, non sei nessuno. E andava sui 10-12 chilometri con 700 metri di dislivello e andava come un aereo. Comunque, a parte questa parentesi che mi sembra di essere il nonno, sostanzialmente ho iniziato così e poi gradualmente ho alzato i chilometri. Ho fatto gare come la Transcivetta, ho fatto gare come la Transpelmo, ho fatto gare, insomma, erano gli anni di quelle gare. Poi, ecco, nel 2014, assieme a un altro amico, abbiamo sognato l'organizzazione di una gara della Sky Lakes. Non so se la conosci, è una gara che
dato, io credo abbia dato tanto, perché comunque sicuramente nell'Alto Vicentino, perché è stata frequentata da gente da tutta Italia, venivano dalla Puglia, dalla Sicilia, venivano anche da parti d'Europa. Abbiamo avuto Maite Mayola, campionessa spagnola, abbiamo avuto, insomma, è stata una gara, era all'interno della Sportiva Mountain Running Cup, circuito che raggruppava un sacco di gare bellissime, e è stata un'esperienza incredibile, perché sono venuti da ovunque. L'organizzazione di un evento è strepitosa come esperienza. 17 km, 26 km, varie edizioni, tipo 150 volontari, un sacco di gente, bellissimo. E quello è stato formativo. Poi da lì, niente, ho cominciato dal punto di vista personale a correre sempre di più. Ho sempre fatto chilometraggi, diciamo, in crescita. Ho fatto Ultra Bericus, un po' la gara di casa, un po' la gara per chi vuole approcciare al mondo dell'ultra trail, appena un po' fuori la maratona, diciamo, come chilometraggio, mette il naso, insomma. E poi mi sono affezionato a. Mi è entrata in testa la droga di Lavaredo e QMB. Quindi sono passato a fare. Ho passato degli anni dove sostanzialmente facevo due gare l'anno. Ho fatto nel 2017, 19 e 22 Lavaredo. Sono contento di poter dire di averle chiuse tutte e tre in progressione. 17, 16 e 14, 14 ore nel 2022, 14 e 10, e di cui sono molto fiero, insomma, come tempo, perché 14 ore è interessante dal punto di vista proprio globale degli italiani su Hai territorio fatto, italiano. se non mi sbaglio, terzo italiano, sedicesimo assoluto, era andato a spipolare i Sì, risultati all'ultimo. esatto, sì. No, ma anche proprio come, perché poi sono belle le classifiche, ma per me le classifiche contano fino a un certo punto, nel Vabbè, senso che dipende l'anno, no? Però certo. è proprio una questione proprio globale. Guardavo la globalità degli italiani a Lavaredo e degli italiani a UTMB. E insomma, sono lì che rosico quelle posizioni interessanti, ecco, visto che ormai siamo tanti che corriamo, a me è anche piacevole da un certo punto di vista. E niente, poi ho fatto UTMB nel 2018, ho fatto UTMB nel 2022, 2022 ho fatto 25 ore, e poi nel 2023 sono morto precoce, perché già all'ottavo chilometro mi sono detto: Alberto, sarà la gara più lunga della tua vita. E non so come ha reagito il mio fisico, sinceramente, non so, per vari motivi, però sostanzialmente mi sono ritirato alle Contamin, un po' dopo le Contamin, e quindi al 30° chilometro. Insomma, per chi sa cosa significa, insomma, preparare o correre 170 km, sostanzialmente ritirarsi al 30° è come partire per 1:10, ritirarsi al 2, all'1:30, ecco. Sì, chiaro, Quindi è chiaro. stato un po' triste, però non demordo, e sono sicuro che ci tornerò, e mi piacerebbe vivere le stesse emozioni che sono state incredibili nel 2022, ecco. Ci credo, ci credo. Faccio un piccolo passo indietro, perché appunto, come dicevo, ho spippolato un tuo pari profili, ITRA, UTMB, DUV, già che c'ero, così per vedere anche che domande farti, oltre a quelle del libro. E ho visto intanto, come hai anche raccontato tu, che gradualmente sei sempre ito con distanze più contenute, per poi sempre gradualmente, devo dire, andare ad aumentarle. Cos'è che ti ha spinto a fare il passaggio all'ultra, che comunque spesso per molti è uno scoglio psicologico? Allora, oggi sicuramente per molti può essere un obiettivo, però cioè, per me correre già i 60 km di Ultra Bericus era utopia, nel senso che, cioè, ribadisco, all'epoca si correvano chilometraggi molto più contenuti, quindi già Ultra Bericus era una gara molto molto ambita dal punto di vista proprio della distanza. E poi, vabbè, non la TV, guardavo i video di UTMB, guardavo i video, erano gli anni in cui Kilian iniziava a fare le sue performance a UTMB, eccetera, e quindi c'erano persone come Iker Carrera, c'erano, insomma, c'era ancora
La vecchia guardia, chiamo io, e quindi niente, mi sono affezionato un po' avevo quell'ambizione, no, personale di, però ero anche consapevole che non si inventa niente. E quindi gradualmente, poi una volta c'era un altro sistema di punteggio per entrare a UTMB, quindi poi ho fatto la gara di casa Transdev, di cui ho un ricordo pazzesco, nel senso che è stata la mia prima vera ultra in montagna, perché Ultra Bike sì, è stata un ultra, però Transdev parti di notte, parti a mezzanotte, parti comunque a una gestione appunto notturna, una gestione di un chilometraggio un po' più alto e anche di un dislivello più importante. Da lì poi niente, da lì poi mi sono detto ok. Arrivato alla fine degli 80 di Transdev, ho detto adesso dovresti, Alberto, banalmente, so che è un ragionamento un po' così, però banalmente tornare indietro, e ho detto bah, oddio, perché no, proviamoci, e mi sono iscritto poi a Lavaredo e poi a UTMB e sono stato Okay. graduale. Ma Sì. infatti ho visto che Transdev, secondo me, almeno appunto guardando il tuo profilo, potrebbe aver avuto un ruolo importante, tra virgolette, nella tua crescita da runner, perché l'hai fatto un sacco di volte, appunto, in varie versioni. Me l'ho scritto anche i risultati: sesto alla 40 nel 2015, quindicesimo nell'80 e poi quarto e secondo negli anni successivi, sempre nella 40. Quindi ci sei tornato tante volte. C'è un motivo, cioè, intanto come sono queste gare sulle piccole Dolomiti e se per te magari hanno davvero un significato particolare? Allora, Transdev, calcola che io nel 2013 sono andato nel punto più duro di Transdev al 50-60, mi pare, 50, tra il 50 e il 60, che è Bocchetta Fondi, dove sostanzialmente, sul gruppo del Carega, dove sostanzialmente mi sono seduto con gli amici di cui sia io che loro non conoscevamo poco niente di corsa, e ho visto Killian con Hernando, sì, primo, secondo, erano gli europei, gli Skyrunning World Series, o European Series, comunque vabbè, campionato insomma di tutto rispetto, all'epoca forse il più alto di gradazione. E niente, c'è un ricordo di atleti pazzeschi che sono passati nelle montagne di casa. Io le vedo tutte da casa, e quando corro qui in pianura o quando corro sono lì su quei sentieri, e quindi è un po' la gara di casa, nel senso è la gara del cuore, sono sempre a correre su quei posti e li conosco, cioè potrei fare la bendata tutta. L'ho fatta 2 volte come apripista, perché comunque è una gara molto interessante dal punto di vista proprio della preparazione anche a UTMB, che però, secondo il mio punto di vista, va presa con calma, altrimenti rimane una gara che, insomma, è una gara tosta, molto impattante dal punto di vista proprio del recupero. E quindi l'ho fatta da apripista, l'ho fatta sì 3-4 volte, l'ho fatto 3-4 volte la marathon, e niente, è la gara di casa. Spero di riuscire a farla prima o poi in gara l'80, farla fatta magari battendo il mio personale e via. Assolutamente, prima o poi, dai, dai, uno dei vari obiettivi può essere questo. Poi, Sì. come dicevi, hai fatto appunto UTMB. Com'è UTMB? Che io alla fine non ci sono mai stato, quindi raccontaci qualcosa. Allora, UTMB nel 2018 era una versione. Nel 2022 ha cambiato abito. Ha cambiato abito perché è diventata la gara, cioè per quanto mi riguarda, poi è molto soggettivo, leggo nei forum piuttosto che nei commenti tante persone che come dire, la denigrano. Secondo me comunque rimane l'1% delle persone che non ha capito che, secondo il mio punto di vista, la montagna è sempre aperta e libera a tutti, e i giri in montagna si possono fare sempre, si possono fare lunghissimi, si possono fare di più giorni, si possono fare in tutte le modalità. Quella è Wimbledon del tennis, o potremmo insomma fare la lista di tutti gli altri sport che hanno un evento, o uno degli, perché poi c'è anche Western States, che è una gara molto molto ambita, ce ne sono altre, però UTMB è diventata con quel live, con il tifo quest'anno molto più sentito sul territorio, sembrava
Poi i francesi sono molto bravi in questo perché il Tour de France li ha forse ispirati. E per chi va a vedere il Giro d'Italia o il Tour de France, l'emozione, la pelle d'oca è la stessa. E quindi per chi corre, per noi che abbiamo la fortuna, noi signor nessuno, di andare a correre con persone che lo fanno di professione, che hanno dei talenti mostruosi, è un'opportunità oggi incredibile. Ok, costa. Ok, costa anche dal punto di vista proprio personale perché c'è un investimento da fare, eccetera, però torno a dire che UTMB non deve essere un problema, deve essere una gioia, capito? Quindi Certo. se non la senti come gioia, guardatela in live e prima o poi fatela venire eventualmente. Ecco, sono un po' così, un po' drastico su alcune No, ma cose. capisco benissimo il tuo punto di vista. Invece la Varedo, che dicevamo prima, che soprattutto l'anno scorso è andata molto bene, come Cortina cosa ne pensi? E la Varedo è una gara che ha un tracciato incredibile. Credo anche la UD abbia un tracciato che continua a variare e nella sua variazione trovano sempre dei percorsi stupendi. La Varedo ci sono affezionato perché le Dolomiti abbiamo appunto la fortuna qui in Italia di avere le Dolomiti, ce le invidiano in tutto il mondo, sono dei paesaggi strepitosi, correrci è un'opportunità. Con lo stesso motivo dico che io in Dolomiti ci vado a correre per i cavoli miei, a ritmi sicuramente più, come dire, anche più piacevoli, più da gustare, insomma, quello che è la vista, quello che è il territorio. Poi in Lavaredo si mette il pettorale, testa bassa e si prova a fare il meglio, insomma, che si riesce a tirar fuori. E quello è un altro discorso ancora. Lavaredo mi ha sempre dato delle emozioni grandissimi, che l'abbia fatta in C7, che l'abbia fatta in 14, e sempre da pelle d'oca a partire il Corso Italia, e sempre da pelle d'oca comunque hai anche lì alcuni tra i più forti al mondo. E io la Varedo la consiglio a tutti i corridori in montagna, insomma, a tutti gli Sì. E ultramaratoneti. nello specifico la gara dell'anno scorso come ti è andata? Raccontaci. L'UTMB. Ma partiamo da UTMB, vai. Allora, prima di UTMB in realtà Infatti c'era l'ultimo. venivo da un inizio d'anno disastroso, nel senso che avevo iniziato l'anno con degli infortuni. Questo mignolo che io sostanzialmente ho il mignolo varo, quindi c'è l'alluce valgo e c'è il mignolo varo, quindi il mignolo che tira dentro. Sostanzialmente quel mignolo si è un po' incazzato, ha iniziato ad arrossirsi, e mi si è un po' lacerato e ha fatto una sorta di infezione. Ho dovuto tagliare le tomaglie delle scarpe per correre perché non riuscivo più a neanche andare in giro. E quindi lì me lo sono portato avanti per un po', poi ho causa quel mignolo, ho spostato un po' il baricentro, ho continuato a correre lo stesso, mi sono infiammato l'anca, mi sono infiammato il tendine d'Achille, è stato un disastro completo. Non si finisce mai di imparare, ovviamente, e quindi sostanzialmente poi mi sono presentato a Snowdonia, gara bellissima, siamo stati strafortunati perché abbiamo beccato 2 giorni di sole in un contesto dove di solito c'è molta nebbia, c'è molta umidità, molta, molta pioggia, ma è stata veramente a dei percorsi bellissimi. Però, vabbè, io ero acciaccato e quindi mi sono fermato sulla 50 km dove ha vinto Tom Evans, ha fatto un signor anno. E niente, sostanzialmente mi sono fermato perché sì, avevo male, non volevo proprio Certo. portarmela via. Sono salito penso, vabbè, si possa dire anche questo, con The Pill, perché faccio parte dei tester, insomma, di The Pill, e quindi ringrazio anche l'opportunità, insomma, per essere salito a Snowdonia. Poi appunto ho scritto un articolo nella rivista. Poi niente, poi l'obiettivo era quello di andare a UTMB. Ho fatto Transdev come apripista, ho fatto un camp con i miei amici, amici nemici, no, amici con cui facciamo appunto questi camp estivi dove si prepara UTMB, si fanno le cavolate, si fanno un sacco di chilometri, si mangia un sacco, si dorme, si mangia, si corre. Un 4-5 giorni bellissimi.
E niente, sostanzialmente poi mi sono presentato a OKB, credo con un allenamento, non dico perfetto, ma quasi, nel senso che ero riuscito, nonostante il lavoro, che comunque il lavoro che faccio mi porta molto spesso in giro, e nonostante il lavoro, nonostante vulnerabile, che comunque stava entrando nel vivo, comunque un progetto anche mentalmente impegnativo, nonostante sapessi insomma che chiaramente che sarei diventato papà, lo diventerò Auguri. a brevissimo e quindi è questione di giorni. Quindi ecco, ero arrivato secondo il mio punto di vista preparatissimo, dal punto di vista proprio fisico. Forse dal punto di vista mentale, cose hanno influito e comunque, vabbè, io dico sempre che non siamo professionisti, bisogna sempre vedere il contesto. Delle cose, bisognerebbe sempre valutare le cose in maniera un po' più ampia che dà un risultato, però sostanzialmente niente, io sono partito, avevo curato tutto nei minimi dettagli e conoscevo benissimo la gara perché l'avevo fatta 2 volte, perché comunque avendo fatto l'anno prima, insomma, è un ricordo molto vivo e me l'ero guardata, studiata in tutti i minimi dettagli, avrei voluto viverla come l'anno precedente. E sono partito, sono rimasto. Purtroppo, allora, vabbè, non avevo fatto gare, non avevo cercato di alzare il mio punteggio index ITRA. Sono partito, sono stato 2 ore in start line perché avevo il pettorale 316 e fino al 300 c'era praticamente la possibilità di entrare in griglia degli elite. E quindi quelle 2 ore non lo so. Se mi hanno un po' segnato, fatto sta che comunque io sono partito all'ottavo chilometro, ero già in ipersudorazione. Ero in ipersudorazione l'ottavo chilometro e nonostante comunque le gambe stessero bene, perché voglio dire, i primi 8 chilometri comunque si fanno un ritmo che è fuori giri rispetto al contesto. Però insomma, non credo di non tenere 8 chilometri a 4,20, nel senso non 4,30, 4,5, quel che era, insomma, però voglio dire, vabbè, ero in ipersudorazione, ho cercato di tenere, ho sperato mi passasse e poi niente, il contamin mi è venuta proprio, mi è venuto un dolore complessivo alla pancia, sforzi di vomito, freddo, mal di testa, cioè sforzi, ho vomitato 2 o 3 volte. Allora lì ho chiamato Gaia, mio ragazzo, ho chiamato le persone che erano a farmi assistenza e chiaramente loro, cioè sì, non ci credevano e quindi mi hanno detto: Alberto, vai, prosegui, eccetera. Ho messo giù il telefono, ho fatto altri 100 metri, ho vomitato un'altra volta, ho detto: Alberto, provi a farti male e mi hanno portato. E tra l'altro due cari amici, Alessandro e Simone, venivano in senso opposto e mi hanno scortato perché mi hanno messo i pantaloni lunghi, mi hanno messo l'antivento, cioè io ero veramente uno straccio. E niente, mi hanno portato giù e sono tornato a casa a dormire e il giorno dopo in realtà stavo bene, Bene, quindi. ti Quindi rifarai. sì, dai, è andata Sarà bene. occasione, dai. Facciamo Magari. così. Prima, dimmi, scusami. No, magari mentalmente tutte queste cose che avevo extra Sarà. sicuramente hanno influito. Poi è vero, noi, ripeto sempre, siamo amatori e vivere un anno con le spalle pesanti da un voler rifare UTMB non è così scontato, non è così semplice. E Immagino. quindi dai, un mix di cose, ma vabbè, si impara. Sì. Facciamo così. Prima di andare verso la chiusura, raccontaci allora dell'annata prima che hai chiuso in poco più di 25 ore. L'annata prima è stata l'annata, spero non l'annata della vita, nel Era, insomma, come senso dicevamo che. prima, l'UT sedicesimo è questa, insomma, una bella Sì, accoppiata. è stata una grande annata perché sostanzialmente quando si fa sia LUT che UTMB bene, perché poi bene per quanto mi riguarda, chiaramente ci sono persone che insomma fanno sicuramente meglio, però una coppiata fatta così per me è stata incredibile. UTMB 2022 è stata una gara che è stata tosta perché comunque, vabbè, UTMB è tosto in generale, è una gara completa da tutti i punti di vista, tra salite e discese tecniche o comunque non troppo tecniche, ma alcuni passaggi forse si accennano insomma al tecnico.
tratti corribili, tratti insomma molto molto completa. Al 60esimo ho avuto un dolore alla pancia, ho avuto un dolore alla pancia e ho rallentato un po', e poi all'ultima tétouvant, prima dell'ultima discesa, ho messo male un bastone, sono caduto e sono caduto su un sasso con la coscia sinistra e praticamente sono rimasto fermo un quarto d'ora perché non riuscivo più a muovermi. Non riuscivo a muovermi e gli ho detto: Alberto, mancano 10 km, se non può finire così. Cioè, era stata una cosa. Mi sono rialzato, ho provato ad andare avanti, eccetera. Alla fine ho corso anche l'ultima discesa, perché lì è proprio una questione di stringere i denti. E niente, l'ho portata a casa in 25 ore e 10, 25 ore e 11. Ed ero contentissimo perché l'anno Vero. 2018 l'avevo fatta in 30 ore. E il 2018 era stato un anno dove l'avevo vissuta proprio bene, nel senso che ero andato senza nessun tipo di aspettativa. Ma il 2022 in realtà non è che avessi chissà quante grandi aspettative, però comunque avevo un elemento diverso, una consapevolezza diversa, e quindi sono riuscito a portare a casa, abbassarla di molto, ecco. Direi proprio di sì. C'è Sì. ancora una gara da sogno che vorresti fare che non sei ancora riuscito a fare? Ma oddio, adesso se qualche mio amico vedrà questa diretta si spiegherà da ridere. Io ero iscritto al passatore, ero iscritto quando c'è stato il Covid al Ah, Tour de sì. Jean, entrambe mi sono state praticamente tolte da sotto il naso per una un'altra per il discorso del Covid. Ci sono delle gare folli tipo Badwater che non lo so, sono quelle gare che boh, sarebbe, secondo me sarebbe da fare una volta nella vita. C'è Western States che però lì è diventata una lottery che cioè può essere che riuscirò a entrarci quando avrò la barba bianca, ecco. Intanto Quindi accumuli ticket, dai. esatto. Ma poi ce ne sono tante perché mi sono accorto che, vabbè, circuito UTMB adesso sta tirando fuori delle gare secondo me molto interessanti, anche solo Snowdonia è stata una gran bella sorpresa, quindi ce ne sono tante. Chiaro, quelle che ti ho citato sarebbero gare nel mirino, hanno delle storie diverse perché Passatore e Badwater parlano una lingua che è completamente diversa, quindi bisognerebbe investire o comunque, insomma, passare del tempo a concentrarsi su altre dinamiche di corsa. Sì, Però dai, nel senso. Vediamo. tempo ce n'è, tempo ce n'è. Intanto adesso l'obiettivo è dormire, nel senso che la bimba che nascerà vivremo una settimana alla volta e poi insomma ci godremo questo intanto. Decisamente. Ti faccio la domanda che faccio praticamente a tutti e visto la tua situazione si incastra abbastanza bene, cioè te come fai a far convivere la famiglia, gli impegni, il lavoro, le passioni varie con la corsa, quindi gare e allenamenti. È una bella domanda perché litigo spesso con la gente in senso molto buono perché dice di non aver tempo. E non lo so, sarà che per me la corsa è diventata tanto dal punto di vista proprio di quello che mi dà e quindi di quello che anche voglio io ricevere, per cui il tempo lo trovo. E devo essere sincero, ho una compagna che ama lo sport e che mi ha conosciuto in questa modalità e che quindi comprende, mi comprende e anzi non è che solo mi comprende, mi sostiene. Quindi è un aspetto che secondo me è molto importante in una coppia perché comunque sì, le cose si fanno in due e quindi. E poi niente, poi il tempo secondo me, appunto, ripeto, il tempo si trova per fare le cose, ne perdiamo un sacco Esatto. e quindi sì, si trova. Sì. Qual è la tua tipologia di allenamento preferito? Sai che no, che faccio fatica a rispondere a questa domanda perché. Beh, ci sono appunto, come ti dicevo prima, i camp con quei, li chiamiamo camp, in realtà sono delle vacanze perché non sono camp, però sostanzialmente queste
queste corse lunghe in montagna, in posti, eravamo in Austria quest'anno, anche l'anno scorso, e questi posti incredibili, con queste corse che sono delle corse barra camminate per far volume, sono delle corse lunghe dove ti prendi anche il tempo di fermarti, di gustarti il momento, di ridere, scherzare, di... quello è secondo me un bel allenamento che è completamente opposto anche al 20 volte 400 piuttosto che 10 volte 1000, cioè quindi amo anche quelli perché là c'è tutta un'altra visione della corsa, un'altra visione della tenuta, un'altra visione, quindi è difficile rispondere a questa domanda perché alla fine, secondo il mio punto di vista, fare UTMB e fare un 400 alla fine non c'è tanta differenza, perché alla fine se tu sbagli a partire in 400 non lo finisci, è la stessa identica cosa, cioè è assurda questa cosa. Adesso mi sono ributtato a fare un po' di ritmi e ragionavo proprio facendo i 20 volte 400 che sì, che un 400 è uguale a un UTMB, ecco, resto su questo. Ma infatti parlavamo adesso appunto della strada, che hai fatto di recente la mezza maratona a Cittadella, credo, sì, proprio sì, pochi giorni fa. Com'è il tuo rapporto appunto con la maratona, con la mezza, visto che abbiamo parlato solo di trail? Cosa ne pensi invece della strada, come ti trovi? Allora, è un rapporto non consolidato, nel senso mi sono sempre concentrato su gare lunghe, gare che mi hanno portato a fare dei percorsi diversi. Poi io tendenzialmente non faccio tante gare durante l'anno, quindi come dire, non è che snobbavo, però non mi interessava buttarmi su una maratona o su una mezza durante la preparazione del trail in generale, ma neanche d'inverno, su quella che tutti chiamano off season, questa cosa dove, su cui ci credo fino a un certo punto, ma insomma vabbè, non l'ho mai fatto. Adesso, un po' per esigenze, un po' perché c'è stata appunto questa esigenza legata a quello che dicevo prima sulla Damello, eccetera, mi sono buttato a fare strada e perché no, può essere che l'anno prossimo faccia anche una maratona o torni a fare una mezza. L'ho scritto su un post su Instagram l'altro giorno, che comunque per me la montagna è la mia, diciamo, la mia prima donna, ecco. Poi c'è la strada che però rimane a seconda, quindi niente, la faccio perché mi piace farla, però rimane la montagna, insomma, ecco. Fantastico, ti faccio le ultimissime domande, che abbiamo ormai sforato l'ora, siamo andati anche lunghi. Che cosa ti ha insegnato la corsa? Questa è una domanda... la corsa è dura, è una domanda durissima questa, è troppo... Beh, in questo momento la corsa è colei che mi ha aiutato a tirarmi fuori dal momento più buio che ho avuto, quindi non credo mi abbia insegnato una cosa singola sola, mi ha insegnato un sacco di cose, ci sono moltissime analogie, corsa, vita, vita quotidiana... Però è come un amico che ti tira fuori dal momento buio, no? La corsa è stata così per me, quindi ecco, mi ha insegnato l'amicizia, dai, chiamiamola così. Poi riassumiamola in maniera un po' filosofica, in realtà è un po' tanto, però insomma mi ha insegnato questo. No, benissimo. Che consiglio daresti a un neo-runner? A un neo-runner darei il consiglio di lasciare che il corpo si adatti al nuovo gesto, non avere fretta, fare le cose gradualmente, ambire e sognare in grandissimo, ma imparare a conoscersi, perché... la corsa, o anzi la vita, è un ultramaratona, non è uno sprint, quindi è inutile voler fare subito tutto e poi, come dire, o infortunarsi o per assurdo
farsi andare, cioè non riuscire a digerire, insomma, tutto quello che poi la, perché la corsa è uno sport molto molto impegnativo se fatto in certa maniera, e quindi insomma gradualità e comunque ambizione. Ok, ti faccio l'ultimissima domanda che la faccio veramente a tutti quelli che passano di qua e non possono esimersi. Che cos'è per te il trail running o l'ultra running? Anche questa, l'ultra running è gestione, è analogia con la vita, nel senso che è una gestione, è una partenza che non puoi far forte, devi ponderare tutto, devi prevedere il futuro, devi saper alimentarti, devi saper vivere. Parlo dell'ultra running in montagna, perché poi c'è anche quello su strada che è un'altra dinamica. Devi saper gestire l'ambiente, devi sapere. Ultra running è un'analogia con la vita. Secondo me è inutile che, come dire, io mi impegni a spiegare, nel senso va proprio scoperto, è una cosa che va scoperta, ognuno trova la sua risposta e a volte non serve neanche stare qua tanto a spiegarla, perché tanto chi non lo fa non lo capirà mai. Vero. E chi lo fa trova la sua risposta e quindi forse dobbiamo tenersela dentro tutti e continuare a farsele. Ci sta, ma infatti lo chiedo proprio perché effettivamente spesso ognuno mi dà una risposta completamente differente, proprio per quello che sono curioso di scavare su queste motivazioni, sui perché. Eh sì. Alberto, io ti ringrazio tantissimo, è stato un enorme piacere averti qui. Se vuoi aggiungere qualcosa, o io ripeto ancora che comunque tutti i tuoi recapiti li lascio nelle note, se vuoi aggiungere, vai. No, beh, ti ringrazio nuovamente, nel senso che grazie dello spazio è passata, credo, un'oretta, che ora sono, sì, un'oretta Sì. abbondante. E niente, posso solo ringraziarti per lo spazio e anzi è stato anche per me un onore. E Esagerato. speriamo di vederci da qualche parte, a qualche gara o in giro. Ok. Assolutamente, assolutamente. Grazie ancora. Io saluto te e saluto tutti quanti. Ciao, Ciao ciao. grazie. A presto.